Signore e signori, un bene ritornato a tutti il nostro episodio consueto giornaliero, annuale, settimanale, mensile e anche trimestrale di Factorio. Siamo in fase di spostamento oggetti vari ed eventuali. Stiamo facendo questo mega spostamento per fare cosa? Per eliminare tutto quello che avevamo qui in mezzo. Abbiamo brutalmente, radicalmente, paradossalmente sradicato tutto. Abbiamo tutto l'impianto vecchio che adesso è stato, per motivi di velocità, è stato messo prima in queste 4-4. Erano 16 casse logistiche, giallo ovviamente, e successivamente le sto spostando in queste altre 16, sempre casse logistiche. Gialle per cercare di ottenere più spazio possibile per fare cose. Cosa facciamo? Di preciso, come si può dire? Ci serve una cosa sola praticamente, il carbone. Ci serve il carbone perché a causa di una carenza incontrollata e smisurata di carbone, nella parte qui in alto della mappa siamo praticamente rimasti senza. Vedete qui praticamente tutte le trivelle sono ormai ferme, non abbiamo più carbone. Purtroppo me ne sono accorto tardi, volevo farlo prima, però abbiamo fatto un paio di raid. Cazzo, ma un altro? Le avevo appena tirate giù, cazzo, che due palle. Dicevo, ho fatto un paio di piccoli raid nella parte alta della mappa per cercare di avere meno rottura di palle possibili. Mi manca da fare ancora un paio di raid che sono questi qua sotto, che sono i più balordi da fare, anche se sono già morto più e più volte, ma questo voi non dovete saperlo. E anche di qua, cioè devo fare 1, 2, 3, 4, 5 raid, 6, 7 raid, 8 forse, per stare tranquillo, 9 con questo qua che si è aggiunto adesso e basta. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, dovrò fare anche altri 3 raid qua, o se non qua anche 5. 3 raid aggiuntivi per trovare altro carbone, cioè per avere altro carbone a disposizione, perché purtroppo non ce n'è molto. L'unico carbone che posso eventualmente sfruttare per il momento, stando tranquillo che non ci siano grane e problemi, sono questo carbone qui da 1.500.000 e questo carbone qua da 1.000.000. Quindi, già che ci siamo, lo facciamo più o meno cose so, quelle cose insomma. L'unica cosa che devo aggiungere un Perché mi manca, scusate, mi è sorto il dubbio or ora, perché non ho più dove sta? Il radar con cercasfere qua sotto? Perché deve essere successo qualcosa. Ma la domanda è, che cosa è successo? Perché sicuramente se non vorrei che fosse arrivato qualche raid stronzo che non me ne sono accorto. Perché qua sono tutti froci, eccolo qua. Cazzo, ma come hanno fatto a passare qui in mezzo? Ma soprattutto quando? Non ho capito, è successo qualcosa, ma non ho capito bene quando, dove, ma soprattutto perché. Comunque, tornando a noi, visto che da qui non ho be o sono passati, hanno avuto culo, sono passati qui in mezzo, o sono arrivati là di qua, non c'è molto da dire. Comunque, visto che abbiamo avuto questo piccolissimo problema tecnico, opterei per aggiungere una torretta qua sotto che non fa mai male. Ci buttiamo una torretta qua sotto e difendiamo il carbone. Oddio, il carbone qua ormai è finito. Questo qui è quello che alimenta le fornaci, dovremmo cambiare anche questo. Dobbiamo fare già troppa roba per i miei gusti, ma prima o poi la faremo. Prima di tutto, però, io andrei a difendere molto amichevolmente, tanto è una roba da pochissimi minuti. Andiamo a difendere qua la nostra zona di produzione.
Dove cazzo è? Ho sbagliato oggetto. La nostra zona di produzione di coso, di metallo, di metal, sì, di metalli pesanti. La nostra zona di produzione di allora, di petrolio, ecco. Cazzo, dopo 3 anni ce l'ho fatta a dire il nome giusto. Qui ci sono dei cavi verdi collegati che me li hanno aggiunti a gratis con 5G. Non so se voglio tenerli o meno, però adesso vediamo un attimo come procede la cosa. Allora, dunque, qui ci mettiamo una torrettina, qui 1, 2, 3, 4 e 5 per non saper né leggere né scrivere. Così almeno, qui ne mettiamo ancora una. Così siamo abbastanza difesi in caso di problemi. Questa zona qui è un po' devastata, cioè devastata, un po' disagiata. Vediamo un po' se riusciamo, magari se non becco il palo. Allora, vediamo se sì, ci mettiamo questo, così difende un attimo sta zona. Qui ci mettiamo un collegamento extra di corrente che non si sa mai, perché metti che mi tirino giù un cavo, cioè un cavo, un palo della corrente, almeno se non lo prendo da una parte, se lo prendono in culo dall'altra. Perché se loro tirano giù i pali pensano che non ci sia corrente e invece li freghiamo. Qui aggiungiamoci ancora 2 torrette qua che non si sa mai. Intanto, giusto per la cronaca, il nostro mega impianto che sta ancora finendo di essere costruito, questo qua, anche se manca ancora della roba, sono la bellezza per adesso, e dico solo per adesso. È la bellezza di 1000 e aspetta, mi ricordo. Sì, 1000, scusate, 114 kW come picco massimo hanno fatto. È tanta roba. È tanta tanta roba. Qui ci mettiamo una, no, qua c'era già, scusate. Mettiamo una qui, una qui, una qui, una qui e una qui. Qui ne mettiamo una qui per sicurezza e via. Ecco, abbiamo già fatto. Abbiamo apportato una piccola. Perché lampeggi te? Ah, perché non hai la corrente, bastardo. Adesso ce l'hai. Sì, ah sì, perché non ho ancora messo i radiofari, quindi niente, ciccia al culo. Dicevamo, abbiamo collegato tutte le torrette e siamo a posto. Ah, sì, giusto, stavo dicendo, la potenza del nostro impianto di produzione, di corrente elettrica, ovviamente, oltre ad avere un accumulo abbastanza elevato di 9,1 gigajoule, abbiamo scoperto e regge anche abbastanza bene gli attacchi notturni, perché al massimo che è arrivato il picco massimo, quindi picco in negativo, era di aspetta che non mi ricordo più, erano se non mi ricordo male 5,3 o 3,5 gigajoule accumulati. Però, come potete vedere, già i nostri pannelli solari stanno sfondando molto amichevolmente gli 85 MW, raggiungono anche 114, se non mi ricordo male. Adesso lo vediamo un attimo in diretta quanto raggiunge, sempre se le batterie non si caricano prima, ovviamente. 115, abbiamo fatto 117 MW penso ogni 5 secondi, una roba del genere. Sono tanti per essere un impianto a pannelli solari, però ci piaceva così. Allora, adesso qui abbiamo finito. Qui abbiamo finito, quindi di conseguenza, dove sono finiti tutti i miei droni? Dove sono finiti? Droni? Mi sono perso i droni. Dovrebbero andare tendenzialmente a casa, forse. Ma me li sono persi sulla mappa. Perché teoricamente dovrebbero andare a costruire qua. Ma a quanto pare non ne hanno voglia. A meno che non manchi qualcosa. Tipo, cosa ti manca qua che sei vuoto? Gli manca l'acciaio. Perché gli manca l'acciaio? Che cosa è successo?
L'acciaio arriva da qua, l'acciaio vuoto, che è successo? Ah, gli manca il ah, giusto, giusto, giusto. Gli manca giustamente il carbone, quindi non si può fare una ceppa di minchia. Comunque adesso, già che siamo qua, salve, cosa mi porta? M'han portato qualcosa, non ho capito cosa, ma mi hanno portato qualcosa. Allora, togliamo questo, questo, questo e questo, che non ci servono più, perché a noi basta che sia un collegamento solo così. E andiamo a fare la cosa più figa che abbiamo mai fatto finora. Ovvero prendiamo i nostri droni ed voilà! Ma qua che figo! E ci sono anche gli altri droni. Vabbè, sono solo 12. Sono 12 droni logistici, li abbiamo rimessi in gioco. Così vanno un po' do cazzo gli pare. A parte questo, dobbiamo fare cosa? Allora, prima di tutto io, se per non sapere né leggere né scrivere, un minimo di corrente elettrica me la accumulerai ancora. All'altezza è giusta, i cavi sono collegati, la distanza tra un palo e l'altro apparentemente sembra essere corretta. Verifichiamo ancora un attimo, qui in mezzo ci devono passare quattro di queste. Una, 2, 3 e mezzo, perfetto, direi che 1, 2, 3 e mezzo, ok. Perché 3 e mezzo? Perché allora erano 3 di questo, scusa. No, 1 qua, 2 qua, 3, 1, 2, 3, ok. Ok, aspetta un attimo che mettiamo a posto tutto, eh. Allora, com'è che era col rosso? Questo. Track. Cancellami questi, grazie. Quindi adesso. Ah, se non era così, quindi adesso. Dovrebbe essere giusto così. Vediamo un po'. Prima che arrivino i droni. Una, due. No, l'ho di nuovo sminchiata, ma sul serio. Ma sei serio? Non è possibile. Allora, qui sono una. Che cazzo? Due e tre. Quindi qua. Adesso forse dovrebbe essere giusto. Possiamo andare quasi sul sicuro. Io controllo ancora una volta per essere tranquillo. Una, due e tre. Perfetto, perfetto. Così più o meno abbiamo una cosa, non dico simmetrica, ma quasi. Allora, qui adesso facciamo un altro tipo di costruzione che non è niente, nient'altro che questa. Qui saltiamo una riga perché ci sono i roboporti, giustamente. Quindi i roboporti hanno ovviamente la precedenza. Qui invece cosa ho fatto? Ho sminchiato brutalmente le torrette. Bravo. Bravo pollo. Le torrette andavano qua. Tu le hai spostate di un quadretto. Volevi fare il figo. E hai fatto la cazzata. Vabbè, sono inconvenienti che capitano, eh. I suddetti inconvenienti della diretta, o quasi. Allora, visto che dovrebbe essere abbastanza simmetrica la cosa, posso partire anche. Cosa c'è qua? Ah, c'è un albero. Ma non è un grosso problema perché verrà sradicato brutalmente dai nostri droni. Possiamo amichevolmente, o anche no, collegare tutto. Così avremo più corrente oggi per un mondo migliore senza blatte domani. Così, per non sapere né leggere né scrivere. Poi invece tra un coso e l'altro ce ne lasciamo soltanto uno di spazio. Così, così,
Tanto qua di batterie ne abbiamo fino a mai. Qua saltiamo uno. Questo lo colleghiamo qua, perfetto. Dovrebbe starci ancora per... Beh, qua che culo. Ci sta giusto giusto ancora un blocchetto di collegamento, di uno stack di batterie, chiamatelo come volete. Giusto giusto. Così siamo a posto esattamente e precisamente per sopperire a tutto. Perché non me l'ha fatto qua? Ah, perché sono un paio di alberi morti. Eccoci qua. Abbiamo fatto un altro mega pacco batterie. Quindi ci aumenterà la nostra capacità di accumulo. Va benissimo. Intanto i nostri pannelli solari sono iperattivi. E nel frattempo, visto che io sotto sotto ho degli agganci, ecco, potrei fare una cosa del genere. Io qua sotto, ma molto più in sotto, ma non neanche troppo, ho esattamente delle batterie extra che sono queste qua. Voi non lo sapete, ma io qua ho sempre avuto delle batterie di scorta, perché facendo questo impianto qua all'inizio mi ero dimenticato, poi ho scoperto che c'avevo queste batterie qua. Quindi quasi quasi, anche se non è la cosa migliore da fare, ma noi la facciamo lo stesso, andiamo a sradicare queste batterie qua. Tanto stanno per essere costruite dall'altra parte. Le sradichiamo di cattiveria così. E qua adesso, con nonchalance, andiamo a collegarci un altro roboporto. Appena mi tolgono le batterie. Se me le togliete voi, mi fate un favore, se no me le tolgo io. Grazie, grazie, grazie. Perfetto. Me ne sono tolte da solo. Vediamo un po' se c'è il collegamento. Sì, devo togliere ancora. Se non la togli te, la tolgo io. Togliamo questo, perfetto. Ecco qua. Qui la corrente è impossibile che non ce l'abbia sta fare, quindi non sto neanche a controllare. Il problema adesso è trovare, eccolo qua, il punto verde. Combinazione del punto verde è esattamente lì in mezzo, quindi lo vediamo pure. Non ci sono grossi problemi. Tac. È un dritto per dritto così, ottimo. Adesso qui purtroppo dobbiamo uscire, affanculo, dobbiamo uscire dalle torrette per piazzare questo roboporto, ma pazienza. Lo difenderemo a modo nostro, con le unghie, con i denti e anche con un paio di bestemmie. Poi andiamo a collegarci qua sotto, così ampliamo pian piano la nostra rete neurale, per dire un parolone. E come ultimo, ma non ultimo, questo è collegato di qua, questo è così, uno in su e uno e due a sinistra. Perfetto, tac. Dovremmo essere, o quasi, collegati a questo qua. È un problema, ma non mi ci si vi preoccuperei più di tanto. Allora, quindi qui facciamo così: portiamo la corrente al nostro coso, questo qua, lo difendiamo anche con un bel po' di torrette, perché mannaggia il cazzo che non si attacca mai dove voglio io sto fare. Di qua no, di qua sì, non la fa. Lo difendiamo con 4 torrette, non mi fido. Facciamo anche 5 o 6, intanto meglio abbondare. Facciamo con 8. Questo qua lo difendiamo con 8. Questo qui idem. Qui lo 1, quel qua non ci arriva, quindi lo mettiamo di qua e uno di qua. Non è simmetrico, ma chi se lo incula, come si suol dire. Togli sta merda. Impossibile da raggiungere, ci sarà tua sorella. Era già abbastanza difesa sta torretta, però per sicurezza. Poi, sì, scusate torrette, adesso mi faccio i cazzini. Qui altra cosa uguale. Collegamento 1.
collegamento 2 e collegamento 3. Così anche qui abbiamo, qua ci servivano sicuramente, perché qui sono, a parte che c'è già un'altra linea difensiva, però siccome sono stronzo e non mi fido, ho preferito fare così. Meglio abbondare che deficere, come si suol dire. Poi qui intanto ci hanno liberato la zona, le nostre simpatiche torrette, cioè i nostri simpatici droni. Hanno solo un paio di cose ancora da fare. E adesso non ci resta quindi che andare a fare il nostro simpatico rame. No, scusate, rame, il nostro simpatico carbone. Noi per il momento. Oh, merda. Mi sa che qui ci metteranno un po' a costruire. Aspetta, va. Che solo. Questo qua è l'unico punto in cui voglio mettere il coso, non ha la corrente, ma siamo seri. Ah no, ce l'ha. Allora, vediamo un attimo se. Tac. No, era quello sopra da mettere. Questo. Questo. E questo. Ok, io ho aggiunto giusto un paio di roboporti, ma poi questi qua verranno tolti perché è soltanto una cosa temporanea per velocizzare le operazioni di assemblaggio della linea praticamente. Quasi sicuramente qui in mezzo ci sarà il vuoto di roboporti, ma non penso di dover venire di nuovo qui in mezzo alle fresche frasche. Qui invece qua sopra, allora qui sopra abbiamo una linea chiusa, quindi teoricamente le torrette ci difendono già questa zona, quindi non mi devo preoccupare di difenderla in alcun modo. Poi qui abbiamo fatto tutto, quindi signori, vado a collegare il carbone e ci vediamo nella prossima puntata per fare la stazione. Per il momento, anche se la stazione non ho ancora ben chiaro dove farla, perché devo andare a prendere questo carbone qui, devo portarlo in su di qua, quindi qua ci sarà un innesto ferroviario sicuramente. E poi vediamo come fare, perché il carbone deve arrivare esattamente su questa linea qua. Questa linea qua che è una delle più stronze, perché è anche distante, quindi o gli faccio fare il giro dell'oca, cosa che non mi sembra il caso, o mi trovo un'altra fonte di carbone. No, il cazzo, troppo distante, troppo distante. Ci sono questi due carboni qua che potrei sfruttare, adesso vediamo come sfruttarli. Comunque, signore, per il momento ci abbandoniamo, ci vediamo nella prossima puntata e probabilmente, quasi sicuramente, andrò ad inizio con l'attaccare questo carbone qua. Poi per il resto si vedrà. Per il momento, signori, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao a tutti!